Benvenuta e benvenuto in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del testo Un Corso in Miracoli. Ti ricordo che sei venuto qui a divertirti. Stai facendo questa esperienza di vita per divertirti. Avevo letto questa frase una volta. Ho questi principi, ma se vuoi ne ho anche altri. Qui non stiamo parlando di religiosità, di chiusura, di rigidità. Stiamo parlando di libertà totale. Stiamo riscrivendo, decodificando e riscrivendo termini molto duri che hanno fatto parte della nostra vita, rendendoli liberi e attraverso questo processo rendendo liberi anche noi. Io potrei dirti che ho un cammino spirituale, però se vuoi ne ho anche un altro, perché per me il principio è la pace, la felicità e l'amore. Sono qui, sei qui per divertirti. Sappiamo nel profondo cos'è importante per noi, ma ciò che è importante non ci isola. Ciò che è importante non ci chiude in termini e concetti. Ciò che è importante ci libera. Ci rende chi siamo e lascia il mondo libero di essere com'è. E da questo spazio di ricordo di libertà totale ti leggo la lezione 268 di oggi, che dice così: che ogni cosa sia esattamente così com'è, che io non sia il tuo critico, Signore, e che non giudichi contro di te oggi, che io non tenti di interferire con la tua creazione per distorcerla in forme malate, che io sia disposto a ritirare i miei desideri dalla sua unità così che possa essere come tu l'hai creata, poiché così anch'io sarò in grado di riconoscere il mio sé come tu mi hai creato. Nell'amore sono stato creato e nell'amore rimarrò per sempre. Cosa può mai spaventarmi se lascio che ogni cosa sia esattamente così com'è? Non permettiamo alla nostra vista di essere blasfema oggi, né alle nostre orecchie di prestare attenzione a lingue menzognere. Solo la realtà è libera dal dolore, solo la realtà è libera dal senso di perdita, solo la realtà è interamente sicura ed è soltanto questo che cerchiamo oggi. In queste ultime lezioni, dopo aver letto le parole del testo del libro degli esercizi, mi arriva più o meno la stessa conclusione. Tutto si racchiude in essere chi sei e lasciare che il mondo sia ciò che è. Si racchiude tutto in lascia la presa. Tutta quella tensione, tutta quella paura, tutta quella preoccupazione nasce dal tuo desiderio o dal tuo pensiero di poter controllare le cose, di poter controllare l'andamento delle cose. Allo stesso modo è collegato al tuo pensiero di paura che sostieni, al pensiero di poter essere tradito, al non fidarti, alla paura che ti venga tolto qualcosa dopo tanta fatica che hai fatto a guadagnartela, alla paura di essere tradito, alla paura di non essere abbastanza. Ecco, tutte queste paure, tutti questi pensieri sostenuti creano delle tensioni che a loro volta creano delle immagini, delle scenografie, dei personaggi. Se solo potessi lasciare la presa dal controllo, se solo potessi accettare che non hai alcun controllo della vita, e questo non è negativo, non è mancanza di potere, anzi, il tuo potere sta proprio rimanere nel tuo silenzio e poter guardare il mondo da quel silenzio. Poter rimanere nella tua pace e guardare il mondo da questa pace, attraverso questi occhi. È lì il potere. Il pensiero di poter controllare ciò che non hai creato è un pensiero inutile. E il pensiero di controllare ciò che tu hai creato è un pensiero senza senso, perché ciò che hai creato è senza senso.
tutte quelle confusioni mentali, tutte quelle interpretazioni, tutti quei giudizi, tutte quelle distorsioni dei fatti sono esistiti perché hai sostenuto dei pensieri che provavano che ciò che tu senti, vedi, credi è vero. E da lì diventa un ciclo vizioso che non termina più. Vedi cose distorte, i tuoi pensieri sostengono e approvano la tua visione distorta e così via. La realtà è libera dal senso di perdita. Quindi perché non tornare alla realtà e mollare la presa? Vedere le cose così come sono, senza il nostro giudizio, senza la nostra interpretazione, senza la nostra storia. Vedere le persone che ci circondano, vedere il paesaggio, ascoltare un racconto, sentire i profumi, notare i dettagli, ma anche poter ascoltare ciò che sentiamo in momenti di tensione o poter accogliere una persona mentre sta vivendo un momento difficile, mantenendo le cose così come sono, lasciando le cose essere così come sono, senza intervenire e vedere come i fatti, le persone si scoprono da sé, si mostrano da sé. Non serve fare alcuna fatica di interpretare, pensare, credere, giudicare, condannare. Niente di niente. E questo vale per ciò che vedi fuori, ma anche per ciò che vedi in te. Buona realtà, buona libertà, buona sicurezza e buona ricerca delle cose così come sono. Ciao.